Buongiorno ragazzi, sono Damiano, sono qui a Passignano sul Trasimeno in Umbria, in sella alla mia bici e vorrei andare a girare sui percorsi e i sentieri che ci sono qui sul territorio, ma io non riesco a trovarli, non ho nessuno che mi porta e sono rimasto qua sul lungo lago da solo. Qui in Viale Roma 30 c'è un negozio di bici che si chiama Lake Bike, vediamo se possono aiutarmi. Ah, facciamoci aiutare dal Topo Rider perché non so davvero come fare per seguire i percorsi e andare a trovare i sentieri qui al Trasimeno. Topo Rider! Che è successo? Che hai fatto? Che hai bisogno? Cavolo, io voglio girare sui sentieri al Trasimeno, ma non trovo le tracce, come faccio? Non c'è nessuno che mi accompagna, io come devo fare? Apri il telefono che scarichiamo la traccia. Ah, aggressivo! Dai Ale, che ho voglia di partire. Fammi vedere col telefono come mettere la traccia sul dispositivo Garmin o Brighton. Allora, per prima cosa andiamo sul nostro bellissimo sito Trasimeno Bike. Ecco qua. Andiamo nella sezione percorsi. Scegliamo l'itinerario che vogliamo seguire. Dopodiché scarichiamo la traccia GPX qua sotto. Ok, perfetto. Adesso andiamo nei download. Questo è il file che abbiamo scaricato e lo apriamo con l'applicazione del nostro dispositivo, in questo caso Garmin. Intanto accenderò il computerino. Ora decidiamo che tipo di attività è, in questo caso mountain bike. Lui ci aprirà il percorso sulla mappetta. Adesso non ci rimane che inviare il percorso salvato al dispositivo. In questo caso legge 130 plus, che è questo qua. Adesso, caro Dami, dimmi devi pure. Andare impostazioni, poi navigazione, percorsi, eccolo. Da Belveduto a Rancaglione. Perfetto, il percorso che avevamo scaricato. Adesso, caricamento. Adesso ci aprirà questa bellissima pagina e la voce vai che ci porterà all'inizio del percorso. Sceglieremo il tipo di bici con cui affronteremo l'uscita. Mountain bike. Questo è il percorso. Quando il computerino avrà trovato il GPS, appena usciremo fuori dal negozio, ci porterà all'inizio del nostro tracciato. Topo Rider, ma se io avessi un Brighton e non un Garmin? Penso io. Adesso ripetiamo la stessa operazione, ma con Brighton anziché con Garmin. Dunque, una volta scaricata la traccia, il procedimento è sempre lo stesso, inviamo la traccia GPX all'applicazione Active di Brighton. Diamo il nome all'attività. E questo sarà immediatamente salvato nell'applicazione. Andiamo sui miei itinerari. Questa qua è il tracciato che abbiamo appena scaricato. Scarica sul dispositivo, che ovviamente dovrà essere acceso. Percorso inviato. Ok. A questo punto andremo sul nostro Brighton. Adesso, una volta che avremo inviato dal telefono al Brighton il percorso da seguire, andiamo su percorsi, percorso. Questa è la traccia che abbiamo scaricato con il nome che gli abbiamo dato noi, e premendo questo pulsantino qui inizierà la navigazione. La navigazione.
Bene, quindi adesso sono pronto a partire. Ho i miei percorsi caricati sia su Garmin che Brighton. Per farvi vedere che va su tutti i dispositivi, io ho anche l'orologio. Vado a premere start su ogni dispositivo. Oh, perfetto, con tutti e tre i dispositivi ho trovato l'inizio del percorso, è stato facilissimo. I nostri sentieri iniziano tutti davanti al negozio Lake Bike Store in Viale Roma 30 a Passignano, e da qui appunto avrete tutta la disponibilità dei nostri percorsi sul sito trasimenobike.it. Ed ecco che su questo giro pedalato prontamente il nostro Garmin ci indica di girare. Perfetto esempio, ci troviamo su questa strada asfaltata, andremo a girare per l'incrocio che vediamo là. Il nostro Garmin che indica appunto che giriamo verso sinistra lasciando la strada principale e salendo sulla collina. Il dispositivo ci dice di proseguire prima di svoltare a sinistra ancora 1,3 km, ma noi per provare vediamo che lasciamo la strada da seguire e giriamo a sinistra su un sentiero. Vediamo un po' adesso il Garmin cosa ci dice. Eccolo, eccolo, il Garmin prontamente ci dice subito fuori percorso. Ed ecco che siamo di rientro dal nostro tour, dal nostro giro, e di rientro al nostro quartier generale e le dovute conclusioni. Quindi in maniera molto facile e diretta abbiamo visto come scaricare una traccia GPX, esportarla sul nostro dispositivo, seguirla. Se venite a trovarci qui al Trasimeno e volete girare sulla nostra trailare e su tutti i bellissimi percorsi che ci sono in zona, ma non avete il dispositivo, non avete voglia di scaricare GPX o cose varie, queste diavolerie proprio non le volete mandare giù, metteremo noi a disposizione Brighton con già tutte le tracce caricate, quindi basterà cliccare start e partire per le vostre avventure.